E benvenuti su Abels, il miglior canale sul tubo italiano con il signor Lune. E questa è la nostra prima live di Gran Turismo 2. Me l'avete chiesto in molti, avevo mandato l'avviso e questa è stata la vostra scelta, giocare a Gran Turismo 2 subito dopo il primo con il Tag Pum. E così sia. Allora, intanto saluto Francesco, Big Nick, che sono in mia compagnia questa sera. Aspettiamo se arriva qualcun altro. Tanto fatemi sapere se i volumi di gioco sono accettabili. Allora, nel frattempo controlliamo, come sempre, non funziona la nostra chatbox, molto utile, molto, molto bella. Vediamo se riusciamo a farla partire. Vediamo, vediamo. Eccola! Molto bene. Abbiamo anche la nostra chattina piccolina piccolina e io quasi quasi ragazzi direi che potremmo partire subito, anche perché per farvi vedere la bellissima intro di Gran Turismo 2 bisogna aprire il CD della versione arcade, quindi magari facciamolo subito che così poi iniziamo a giocare. Direi che è la cosa migliore da fare. Allora, caviamo sta musica di dubbio gusto che ho messo così tanto per. Perfetto, grazie mille. Andiamo su il primo CD, quello della versione arcade. Allora. Perfetto. Ecco, giustamente non si sente perché. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Questa cosa che si interrompe l'audio è tremenda. Perfetto. Intanto Marco, ben arrivato. Tra l'altro questa è una delle mie canzoni preferite, questa è una versione modificata dell'originale dei Garbage, però la adoro comunque. E pensare che mi ero dimenticato della intro di Gran Turismo 2. Incredibile. Sì, esatto, Nick, era meraviglioso sto gioco. Tra l'altro, come vi avevo accennato, stavo applicando delle modifiche video perché volevo, e di fatto ho, migliorato un filino la resa grafica originale della PlayStation, quindi la grafica sarà un pelino meglio rispetto a quanto potevamo apprezzare nel 2000 con una PlayStation, ma di poco e non ho voluto esagerare. Chiedo scusa. Esatto, su EPSX. La versione NTSC che cosa c'aveva? Mono Over the Castle, immagino, vero? Mm.
La Play 1 rendeva al meglio con un tubo catodico, con un LCD e... Ah, ok. E su LCD mostra molto il fianco. Ah, ok. Quindi è la versione originale su... Ah, interessante. Andrò a vederlo. Sono molto curioso. Allora, questa era la intro. Adesso noi cambiamo disco e passiamo alla versione simulatore, perché abbiamo una serata di patenti che ci aspetta. Che bello, ne sentivate un po' la mancanza, dite la verità, una bella patentina e passa la paura. Allora, vediamo un po', adesso vedrete un attimo buio perché sto chiaramente cambiando il CD. Eccoci qua. Molto bene. Eh beh, certo, così proprio che di Endurance non ne abbiamo viste abbastanza. Quella dei Takoyaki Boys la Moon Over the Castle, remixata peraltro. Perfetto. Iniziamo subito, patente alla mano. Dopo, una volta che avremo la prima patente, quindi abbiamo veramente un sacco, se non ricordo male ci sono 6 patenti: la B, la A, la C, la B, la A internazionale e la super speciale, correggetemi se sbaglio, e sono 10 esami anziché 8 per ogni patente. Va bene. Yaris is the new Demio. Ok, trasmissione manuale, perché noi la facciamo. Guardi, un sacco, ma veramente un sacco. Dai de gas! Mamma mia. Ah, mai dire mai. Ci sono un po' di glitch grafici bruttini bruttini, eh. Abbiamo preso il bronzo, però direi che poi punteremo a l'oro qua, eh. Adesso magari lo farò poi in off screen o in una pre-live, adesso vediamo. Ma diciamo che qui possiamo tranquillamente puntare a l'oro. Ah, non me ne fa cambiare. Ma dai. Ah, sì, invece. Ok, Fiat Coupé. Manuale. Solo che Gran Turismo 2... Cioè, il problema è che il dottore è una vita che non ci gioca. Quindi, come facciamo? Cioè, io sono... Sono già più forte di lui in questi giochi. Sarebbe un po' vincere facile. Magari nerfando la mia macchina, al limite potremmo anche considerare. Lungo!
Ok, devo iniziare a frenare molto prima con sta macchina. Tanto potete apprezzare come le linee della macchina siano molto più definite rispetto a come apparirebbero. Su PlayStation. Qui c'è anche l'indicatore del turbo, non me lo ricordavo. Il paesaggio purtroppo non tanto, tra l'altro ci sono questi bruttissimi glitch grafici che ho provato con tutti le impostazioni che ho a disposizione, non sono riuscito a mandare via. E mi danno molto fastidio. Argenzo! Ma sì, ma ce ne sono. Ha voglia che ce ne sono. Ah, con la GTR. La R34, peraltro, attenzione. In questo gioco fa la sua comparsa la R34, che è forse quella che mi piace meno di tutte. Mi dispiace, purtroppo. Non me ne vogliate. Lunghissimo. Niente. Quindi devo frenare prima del cartello dei 900. Ok. Ah, ok, aspettava me. Va bene. Nessun problema. Tutto a posto, fratelli! Ho sfondato il muro, fratelli! E vabbè. Ah, mi dispiace, non. No, dovrebbe essere 16 noni, però. In Gran Turismo 2 erano un po' così le auto tendono a essere un po' più schiacciate rispetto a come appaiono in Gran Turismo. È una cosa che avevo notato anche all'epoca. Andiamo avanti. Curve circolari. Con la micra. Mamma mia. Bronzo, bruttissimo bronzo. Almeno, cioè dovrebbe essere. Sì, dovrebbe essere mantenuto il 16 noni qui. Ah, ma cazzo, sono due giri. Bronzo, peccato. Con la Demio, che meraviglia. Curva a sinistra, intanto in curva, vabbè, solite cose.
Ciao Mad Max, ben arrivato. Cioè, neanche un oro? Che schifo. Vabbè che non mi sto neanche impegnando, però... Sì, però è anche molto più potente la... E a proposito di potenza, madonna che cattiveria. Da notare comunque una cosa importantissima che sicuramente avrete già potuto... Ah, ma la prenderemo... Gli prenderemo gli ori qui... Adesso non adesso, però lo faremo. Dicevo, magari lo farò off screen o in pre-live, però lo facciamo. Tanto queste sono assolutamente alla nostra portata. Alla mia portata. Poi vediamo, magari le prime le faccio. Poi andando su quelle un po' più pesanti, magari vediamo. Infatti. E dicevo una cosa che sicuramente avrete notato. È che finalmente le auto hanno un sound realistico. Era ora. Oh, questa è una macchina che non se la ricordano più neanche in Ford. La Cougar. Altro bronzo, però ripeto, mi interessa il giusto, quindi andiamo avanti così proprio. Vorrei provare a fare subito qualche gara, qualche cosina simpatica. Sì, assolutamente Marco. Qui c'è il... che è bellissimo. Per quanto io continuo a preferire le auto a motore aspirato. Vabbè, adesso. Fuori pista, parole grosse. Tanto questa non l'ho mica capita. Buonasera Gianma, ben arrivato. Non ho mica capito che pista è. Credo che sia ad hoc. Credo che sia stata fatta ad hoc questa. Quasi sicuramente. E non l'ho riconosciuta. E patente B l'abbiamo tenuta. Sì. Sulla data della partita, ovvio che la salviamo. Ah, me la ricordo questa, partiva lento e poi piano piano. Infatti, non è una pista giocabile. Molto bene, quindi patente B ce l'abbiamo, andiamo a vedere come possiamo spendersela. Ok, qui la macchina ce la danno esclusivamente se arriviamo a prendere gli ori, vero? Se no, nisba. Infatti. Quindi abbiamo 10.000 crediti. 10.000 crediti che dovremo spendere per comprare una macchina. Che credo possiamo prendere solamente nella città dell'est, perché nelle altre le auto usate non ci sono.
controlliamo per scrupolo, ma vabbè, a parte che qui non c'è niente a prescindere. Qui tutte auto costose. Sì, la pista di Roma, giusto. Troppo. Ah, qui mi sa che dovremmo andare per forza sulle auto zappe, però provo a guardare se troviamo qualcosa di veramente scrauso, giusto da... Allora, questa no, perché la 500R non arriviamo mai nella vita. Evento qui cosa ci avremmo? Ah, raduno delle 500, perfetto. Però non dovremmo potenziare la 500 e non abbiamo i soldi, quindi niente. E no, niente, qua ci tocca andare per forza sull'auto giapponese. La nostra prima macchina sarà una giapponese. Allora, infatti temevo che fosse così. Peccato il colore era sbagliato. Eccola! Questa potrebbe essere la nostra prima macchina. Questa potrebbe essere la nostra prima macchina. No, la midget non la prendo, ragazzi. Non... Vorrei provarle a vincere delle gare. Addirittura. Questa inizia a essere una signora macchinina, però. 276 cavalli, 1520 kg di peso, che comunque non è poco. Però, cavolo. Questa è troppo anonima, non mi piace. Come sopra. Ah, a me questa piace. Non con quei cerchi, però se non ricordo male qui c'era la possibilità di cambiarli. Mi pare, boh. Questa no, perché a questo punto prendo la Trueno. Vabbè, qui diciamo che c'è la macchina di Initial D. Ok, quindi, capimmo se... Andiamo a vedere, boh, Nissan. Cosa c'ha la Nissan? No, te lo scordi. No. Poi perché dell'88 così poco? Mi sembrano veramente pochi. Cioè, non è una macchina tanto male. Veramente costano così poco le Silvia? Micra Super Turbo, attenzione che qua non... sì, oggi doppietta. Oggi è assolutamente doppietta. Oh, le Silvia comunque... Boh. Cioè... Interessante. Skyline GTS 25. Che cazzo è questa? Ah, ok. Ah! Però trazione posteriore, attenzione. R32. Ma perché costano così poco? Io non capisco. Come si spiega tutto ciò? Cioè, sono spompe, che cazzo c'hanno? Le hanno rubate. Cioè, va a finire che compriamo la Skyline come prima macchina, io ve lo dico. E riusciamo anche a potenziarla. Quindi Skyline, perché la Silvia mi rifiuta di prenderla. E la macchina di Initial D, ovvero la E86. E Mitsubishi.
faccia un cazzo. C'è la FTO, che però costa un sacco. Ma non li vado a spendere sti soldi, ma stiamo scherzando. No, no, adesso con calma. Allora, prima di prendere di nuovo la Skyline, adesso vediamo. Mazda. Potremmo anche prendere la RX-7 come avevamo iniziato, però volevo essere un po' più esotico, un po' più particolare. Però questa è una gran macchina comunque. Lasciate fare. Mazda RX-7 Cabrio. Ma seriamente esiste? Ah, io non ne sapevo niente. Non sapevo che esistesse la versione cabrio. Figa però. MX-5 che non dice niente. Allora, non mi dispiacerebbe complicarmi la vita con la I86, vi dico la verità. Però appunto ci complichiamo la vita. Nissan l'abbiamo già vista, sì. Vabbè, la Skyline. Subaru? Però non... Che cazzo è la Vivio? Che è poi l'unica che potremmo permetterci. Ah, questa sì che è una signora macchina. Cazzo. Non la prendo la Demio! Anche se è molto più potente rispetto a quanto non si fosse visto... Tommy Kaira niente, Toyota, Daihatsu, vabbè c'è la Midget, Suzuki, vabbè, la Wagonar, mamma mia. Allora, il signor Luna ha deciso che si complicherà la vita e comprerà la I86. Pur sapendo che con gli stessi soldi ci scappava la cosa. E è la scelta più aberrante che potessi fare, però andiamo di Initial D, via. E la potenziamo. Allora, io direi trasmissione. Allora, qui adesso dobbiamo fare delle scelte molto oculate. Questa non ce la possiamo permettere. Cos'è professionale? Ah, forse è il... L'LSD, infatti. E l'unica cosa che ci possiamo permettere è il volano. Io direi volano racing. Almeno partiamo già. Perfetto, a questo punto abbiamo 1282 crediti che credo non ci bastino neanche per piangere. Proviamo a vedere se si può alleggerire la macchina. Cos'è modifica professionale? Non me ne ricordavo questa cosa. Buonasera Guido! Sì, più avanti quella va presa. Allora, vediamo cosa riusciamo a combinare con questa macchina, eh. Ah, vediamo intanto se c'è qualche evento che possiamo fare qui in Toyota. Assolutamente nessuno. Perfetto. E allora andiamo... nelle gare. Allora, partiamo dalla Lega Gran Turismo, direi. Campionati nazionali giapponesi. Bene. Ah, partiamo dalle piste nuove, vedete? Va bene, 197 cavalli li abbiamo, quindi direi che ok. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, proviamo intanto la macchina, che tanto non possiamo potenziarla, però almeno vedo come gira.
Sì, esatto. Qui partiremo sempre ultimi, che palle. Ha visto? La potenza smisurata di sta macchina. È lenta quanto la fame nel deserto, sta macchina, però pianino pianino. Dai, proviamo. Proviamo a vedere di cavarci gli zampetti. Sarà dura, ma d'altronde ce la siamo scelta, anzi me la sono scelta. C'è da dire che anche gli avversari AutoZam, AutoWorks, cioè non dovrebbe essere troppo complicato riuscire a prenderle, Non capisco se questa cosa che le macchine si cancellano è un problema della ROM che ho tirato giù oppure se è proprio emulato male il gioco. Però è brutto, porca vacca se è brutto. Ma probabilmente anche ottobre, perché considerando che ci sono anche le Endurance, quali erano le intenzioni di farle in un'unica live? Certo, quella era Matilda che è mitica. La Silvia non saprei. Déjà vu, da na 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 na. Andiamo a comandare con il tofu. Vabbè, ma cosa? Dopo ci provo. Cioè, dopo la live. Provo a fare degli esperimenti in merito.
Via, 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 via. Madonna! Che foto finish, ragazzi! Grandi emozioni, grandi emozioni. Chi ve le dà altre emozioni se non Obel, il mio canale sotto italiano? Chissà quanto abbiamo vinto. È andato 700. Vabbè, non li spendiamo tutti insieme, mi raccomando. Salviamo dopo, adesso. Ma ci sono altre gare sempre con questa potenza o ce le siamo mangiate tutte? Temo ce le siamo mangiate tutte. Adesso ci guardiamo, Esatto, ce le siamo mangiate, quindi. Ah, tra l'altro le altre dobbiamo avere la patente A. Buonasera Mirko, ben arrivato, ben arrivato. Qui sono a livelli superiori. Allora, eventi speciali, cosa ci abbiamo? Ah, la Coppa Sunday, cazzo, subito. Però prima andiamo a potenziare la macchina. La nostra meravigliosa Trueno, con cui... Ma no, l'avevo scritto Mirko, accidenti. Alle 21, che così magari la facciamo un po' più lunga, via. Allora, potenziamo trasmissione. Il volano l'abbiamo fatto. La frizione costa troppo. Allora facciamo scarichi, che va sempre bene. E che cazzo. Allora facciamo un'altra roba. Proviamo a vedere il motore. Forse il computer lo riusciamo a fare. Troppo. Niente. Non ce n'era scritto su OBS. Come no? Com'è possibile che non l'abbia scritto? Niente. Adesso mi sta facendo venire il dubbio. Questa non la possiamo prendere. Cioè, non al massimo. Però questo sì. Allora, facciamo così. Facciamo così. E anziché potenziare, teniamo i soldi e li spendiamo poi dopo per il coso, per delle modifiche più sostanziose. Quindi Coppa Sunday non si guadagna niente, mamma mia. Vabbè, inizio gara e andale. Ok, macchinine così.
Due piste nuove nelle prime due gare che abbiamo fatto, eh? Attenzione. Macchina nata per il drift, ma d'altronde lo sapevamo già. Allora forse, come dice Francesco, l'avevo scritto solamente nella programmazione della live su YouTube. Chiedo venia. Guardi, neanche un po'. Non ho molta idea, Alfredo. Neanche un po'. Ma io comunque ho messo il link della live, sulla pagina c'era. E l'ho messo che erano almeno le 9:30. No, bugia, le 8:30, scusate. Ah, sì? No, non lo sapevo questa cosa. Quindi, sì, ma che altra macchina dovrebbero dare? Io non la sapevo questa cosa. Probabile. È probabile Mad Max. E in ogni caso, se avrò abbastanza soldi da parte, ne dubito fortemente, PlayStation e Gran Turismo 7 sono già miei. Senza ombra di dubbio. Sono riuscito a stare senza Gran Turismo Sport perché la parte online non mi è mai interessata e quella lì era predominante. Però Gran Turismo 7, sperando che non abbiamo fatto delle grandissime porcate, è già mio, senza ombra di dubbio. Lì diventa fanboismo. Ah, interessante Marco, è molto interessante. Dovrei provare a fare degli esperimenti in merito. Sì, quello l'ho visto. L'hanno appiattita. Si sono passati con le ruspe e l'hanno appiattita. Però l'hanno anche detto, non è stata una cosa. Hanno detto Trial Mountain ha subito delle modifiche importanti, ancora va bene, però a me piaceva come era prima. Però se mi mettessero entrambe le versioni, la versione quella un po' più originale e quella raddrizzata, a me andrebbe bene. Tanto l'hanno fatto con un sacco di altre piste.
Allora, il riassunto è presto detto. Allora, ci siamo guardati il video introduttivo di Gran Turismo 2 che è sull'altro CD, quello della versione arcade. Quindi abbiamo fatto subito la patente B, senza puntare a loro, che recupererò magari off screen o in una pre-live, adesso vediamo. E quindi nella scelta della macchina abbiamo deciso di andare sull'eclettico e ho preso la Trueno. Guarda Giamma, faccio fatica a non essere d'accordo con te. Gran Turismo 5 non era male però. Cioè, se non avessero fatto quella cagata delle auto premium standard, sarebbe stato anche un gran bel gioco. Però ad esempio il tour di Gran Turismo a me era piaciuto molto nel 5. Nel 6 invece, niente. Cioè, Goodworth carina come idea, sì, però no, non arriviamo. No! Ma e poi? Questa dobbiamo rifarla. Questa dobbiamo assolutamente rifarla. Sì, e tra l'altro quella non sono mai riuscita a vincerla. Allora, non ho preso una Fiat perché tolta la 500R non potevamo permettercele. E buonasera Mattia, ben arrivato. E quindi niente, non... abbiamo ancora pochi soldi, volevo fare un po' più di legna prima. Adesso provo a rifarla e dopo eventualmente vediamo, tanto ancora possiamo giostrarcela. Neanche da punto, Mirko, perché questa Trueno noi l'abbiamo comprata usata ed era l'unico modo per comprare auto. Tra parentesi, se avessi voluto essere meno eclettico, la Nissan proponeva sia la Silvia che la Skyline a prezzi molto vantaggiosi ed erano auto molto più potenti della Trueno, che però col senno di poi non ci avrebbero permesso di fare la gara che abbiamo vinto prima perché la macchina era troppo potente. Che qui ci sono i limiti di potenza che possono essere lavorati andando a nerfare dalla centralina il... Ah beh sì, le sfide Red Bull, però già quelle mi piacevano di meno. Cioè, quelle già mi sembrano più le sfide di Gran Turismo 6, come Goodwood e queste cosine qua, che per carità è idea carine, però... Comunque sta musica dietro, io adesso la abbasso perché è troppo scena. Accidenti, non lo posso fare da qua. Ma lo farò. Perché son bruttine queste, eh.
Sì, ce l'abbiamo fatta, faccia di merda. Vabbè, la 120. Però guarda la 126 qui, che cosa. Che risultatino che le ha tirato fuori, eh? Lasci fare, Mirko. E che musica incalzante, tra l'altro. E andiamo avanti. Lì sono... sono scelte. Ok, adesso andiamo a potenziare la macchina, perché adesso comunque abbiamo 11.000 che ci permettono di fare un po' di cose. Toyota messa a punto, trasmissione. Allora, il volano l'abbiamo fatto, la frizione. Ok, cambio ancora no. E andiamo a farci, magari, non mi ricordo, la marmitta non ce la potevamo permettere quella da gara, vero? E invece sì, allora lo facciamo. E poi con 2186 in realtà non si può fare granché. E vabbè, niente. Questa sì, questa assolutamente sì. Troppo. Ma scusate, i professionali che cosa dovrebbero essere? Cosa? Cazzo sarebbero queste cose? Io non me, perché non me le ricordo? Boh. Il computer, è vero, il computer. Ok, adesso andiamo a comandare. Allora. Sì, ma non mi ricordo che roba è, quello è il fatto. Cioè, proprio non mi ricordo che esistessero. Cioè, è grave, eh? Va bene che ero piccolo quando ho giocato a questo gioco, però... Boh. Madonna! La cattiveria. È vero, mi sa che questa è l'ultima volta che l'ho visto, forse in Gran Turismo 4. Questo è un gran bel circuito. Ma anche Midfield l'hanno un po' perso per strada.
Buonasera Luca. Allora, boh, chissà perché ricordavo. Fuga, 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 fuga. Hai visto? Sembrava che non valesse un cazzo, invece. Tanto da dietro succedono cose. Tutto stanotte? Sì, sì, sì. Senza ombra di dubbio, Gianluca. Giamma, perché Gianluca? Stai lì, bestia. Sì, ho vinto! E con una vittoria pulita, peraltro, per nulla cittona. Stare davanti all'Audi è la cosa più importante, comunque. Le Audi non devono vincere. E vai! Potevo salvare, accidenti a me. Vabbè, salvo dopo. Abbiamo vinto la macchina? Non ce la dà. Vabbè. Ce ne faremo la ragione. Andiamo subito a fare la Clubman con Roma. Greenwald non me la ricordo mica com'è. Vabbè. Questa da drift fa paura. Assolutamente sì. Cioè, qua abbiamo le auto europee contro, Madonna, volersi male Luca, a prendere la 500R. Quanto tempo ci ha messo prima di vincere una gara? Eh sì, siamo a Roma. Allora è molto bravo. Io Roma di notte non me la ricordavo. Ah! La salaria di notte ai box si trovano delle persone interessanti, Tutti contro il muro, Ale, in amicizia proprio, Il muro dell'amicizia.
E dai, qui c'è qualcosa che non va nella convergenza di questa curva, non è possibile girarsi in questa maniera. E questa chiaramente la rifarò perché non esiste. Cioè, li recupero con una facilità incredibile queste auto. Non esiste che arrivo quinto. Quindi a rifare. Molto bene. A 500 viola peso, eh. Andrà fatto un acquisto di un cambio con i rapporti ravvicinati, perché se no la vedo brutta, eh. Ah, l'Europa viaggia bene come tutte le Lotus, tranne l'unica Lotus che, vabbè, non è propriamente una Lotus, che si guida male, ovvero la DeLorean. L'Elan ha preso per la tangente e però è servita, vedete che funziona. La DeLorean va dritto, non è che vola. Dai, l'ho tenuta stavolta. Ok, qui adesso dobbiamo andare a prendere il cambio. Forse ce li abbiamo anche i soldi per prendere un cambio ravvicinato, vediamo. Sì, assolutamente. Allora, intanto salviamo. Adesso prendiamo il cambio. E io direi che oggi, esatto, questo è il meme di Gran Turismo 2, il box della Salaria di notte con le signorine ai box. E, dicevo, la mia idea è quella di completare la Clubman e poi direi che per oggi abbiamo dato. Poi la prossima live penso la faremo non domani ma giovedì,
è probabile giovedì sera, e in quel caso nell'orario solito, quindi alle 10 anziché alle 9. Oggi, perché ero a casa, l'ho anticipata, che è anche più comodo, voglio dire, per non arrivare troppo tardi nel caso in cui si faccia qualcosa di impegnativo. E quindi allora, extra corti o corti? Costano uguale, quindi facciamo corti. Facciamo corti. Ok, via. Considerate che c'è un buon delay tra quello che scrivete voi e il messaggio che arriva, eh? Ho voluto mantenere questa latenza per non compromettere la qualità del video. Potevo prendere anche gli extra corti in realtà. Sì, un po' sì. Diciamo che sono gli stessi del campionato tuning di Gran Turismo 1, con delle macchine molto meno sofisticate, ma la competizione dopo, quando prende, prende. Sì, no, è della musica un po' così. Non siamo ai livelli di Gran Turismo, quello è poco ma sicuro. Non ci credo. Ah, per poco. Ma guarda te, devo riprovarlo. Ah, domani purtroppo lavoro, ragazzi, e quindi non se ne fa nulla. A meno che la potrei fare in mattinata. Allora la faccio alle 11. Allora sì, ce la facciamo a farla. Però mi dovete dire voi. Se voi ci siete domani alle 11, io ve ne faccio una alle 11.
Che poi in palestra ci vado giovedì. No. Molto bene. Porca, lì sviaggia. Ah, mi dispiace Alfredo, cos'è successo? Come si distruggono una sull'altra è incredibile. Au! Immagino. Non può finire così un'altra volta. Mi rifiuto. Ma dai. Basta, mi sono rotto le balle. La potenziamo ancora sta macchina. Però questa gara la dobbiamo vincere. E poi andiamo avanti a fare le altre. Tanto adesso abbiamo altri 6.000, quindi qualcosa ci scappa. Magari delle gomme un po' più... che tengano un po' di più. Adesso andiamo a vedere. Ma questo gommista che cosa fa di base? Ah beh, per gli pneumatici, per i cosi, posto. Ah, preferisco fare... Sì, preferisco fare i pneumatici. Ciao Nick! Ah, gare ripetute più e più volte, cose di questo tipo più o meno. Il tutto si può andare a tradurre in queste cose. Sto puntando a finire la Clubman, di cui peraltro finora ho vinto solamente nessuna gara, perché sono arrivato solo secondo per due volte di fila. Però vedrete che adesso le cose cambieranno. E oltre a questo ho fatto la patente B.
senza infamia, senza lode, perché ho preso il bronzo sostanzialmente. No, no, solamente la patente B. Facciamo le patenti in base alle gare che abbiamo da vincere. Quindi finché ci sono delle gare con che si possono fare con delle patenti minori, facciamo quelle, ad esclusione degli eventi speciali, perché quelle comunque sia richiedono soldi e lì per forza di cose, finché non arriviamo a dei livelli in cui ci possiamo permettere auto di ogni tipo, non vale la pena farle. Va da sé che se dovessimo comprare una macchina che ci piace, per la quale esiste anche l'evento, in quel caso lo possiamo fare, chiaro. Però diciamo che per quelle ce le teniamo per dopo, ecco. Lo so, purtroppo finché non facciamo le endurance credo che si annoieranno. Viaggiano anche loro, eh? Non c'è male. Me la ricordo bene quella Endurance, purtroppo. Me la ricordo troppo bene. Perché a due terzi facevo le pause ogni 30 giri. E vabbè, sappiamo già come finirà, vero? Vabbè, facciamo l'altra, sarà meglio. Perché mi ha rotto le balle questa. Facciamo quella dopo e questa la recuperiamo. Cioè, troppi secondi posti. Allora, dicevo, quella endurance lì avevo divisa in tre parti. Facevo un 10 minuti, un quarto d'ora di pausa tra una tranche e l'altra. Cosa è successo? Che all'ultima tranche, per sbaglio, anziché andare a pigiare ok, io ho fatto uscita e ho mandato a puttane 60 giri di gara. Perfetto, Nick, mi farebbe molto piacere. Che ho piacere di portarvi il gioco al massimo delle sue possibilità. E così è brutto. Ok, io questa pista non me la ricordo. O per meglio dire, ricordo che esisteva come sterrato, non me la ricordo in questa modalità qua. Più o meno sì. Qui le chiama Grindwald. Red Rock è un'altra ancora.
Jaguar di merda. No, non è questa. Non è questa la pista che ho fatto. Ah, ok. Posso dire che queste gare così agguerrite mi entusiasmano un sacco. E vabbè. Questa la voglio riprovare. Questa la voglio riprovare assolutamente. E qui se non mi giravo ce la potevo anche fare. Poi vabbè, sono i limiti della macchina che mi sono scelto. Quindi ci sta. Ci sta che sia più difficile, sicuramente se prendevo la Silvia o la Skyline facevo meno fatica. Quello è palese. Poi chiaro, se riesco anche a vincerle è anche più bello, voglio dire, no? Guarda che ignoranza, che cattiveria. La Peugeot. Una delle mie auto preferite, tra l'altro. La 405 Coupé. Bellissima. O 406, adesso mi... No, 405. Disegnata da Pininfarina. Gran macchina. Ah, la 405 è quella che vinceva la PyPix allora. Ok. Sì, adesso ho fatto mente locale e avete ragione. 407 è il modello che l'ha sostituita, che è una balena spiaggiata. Sì, però quella è della versione berlina, non il coupé. In questo gioco ci sono tutte e due. Sia la coupé che la berlina. Thank you.
Da, Pininfarina è un grande, cazzo. Da come entrano? Andiamo, cazzo. Sì, penso che sia in Svizzera. Era ora. Andiamo a potenziare la macchina. Verrà una lunghina anche questa, e comunque siamo già un'ora e mezza. Allora, vediamo cosa abbiamo qua che non abbiamo ancora fatto. Cazzo, questo è troppo. Fase 1 motore aspirato. Troppo. Assolutamente sì. Ale. Dai, Clubman, subito, subito. Roma City e Roma Short. Iniziamo da Roma City e poi recuperiamo anche la Short. E poi tutti a Nanna. Che ora? Orca! Sono delle signore macchine qui. Qua non si scherza mica niente.
Iniziano ad andare i ragazzi, eh? Dovremmo iniziare a mettere da parte qualche soldo per comprare la macchina. E questa inizia a prestare il fianco, anche se in realtà abbiamo ancora buon spazio per le modifiche, eh? C'è da dire anche questo. Fuga, 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 fuga. Non c'è male. No, l'Audi no! Maledetta! Ah, la voglio riprovare. Anche se questa è veramente difficile. Magari recuperiamo prima quella corta e poi vediamo con qualche modifica di vincere questa. E poi chiudiamo perché veramente è troppo lunga questa live. No, il Deltone adesso, prima del Deltone ne abbiamo da prendere di macchine. No, no. Adesso ci servirà, visto che questa qui è un'autotrazione posteriore, ci servirà sicuramente un'autotrazione anteriore e 4x4. Però prima di arrivare al Deltone vediamo. Come dicevo, domani potrei farla alle 11. Se ci siete, io ve la faccio volentieri. No, no, domani io lavoro, ragazzuoli. Altro che a casa. Questa settimana lavoro solo 2 giorni, ma 2 giorni mi tocca farli. Allora a posto, domani alle 11 ne facciamo un'altra. Io che lavoro faccio? Io lavoro come cuoco. Cuoco, aiuto cuoco a seconda di cosa serve. Sto il magistrato, magari. No, c'è troppo da tribolare per diventare magistrati.
No, grazie. Però ho lavorato in tribunale, quello sì, per 10 anni. No, dubito fortemente, Alfredo, che mi vedrete a Masterchef. Non mi piacciono le gare culinarie. E io diciamo che vado molto forte con la carne. Ma non ci credo! Ma com'è possibile? Ma di quanto? Ma vaffanculo! No, vabbè, ma che cazzo è? Oh. Ma facciamo seriamente? Rifacciamo. E sarà probabilmente l'ultima gara che faremo stasera. Ma io questa la devo vincere, cioè proprio... Cioè... Boh, vabbè. Ero distratto, ma avete distratto, assassini, che non siete altro. E questa è la verità. È incredibile. Per 5.000 crediti del cavolo. Ah no, la vinciamo, tranquilli. Ah, ci sono finito, Marco. La realtà è questa, cioè vivevo in maniera molto precaria quando lavoravo in tribunale, perché aspettavo un inserimento ufficiale che di fatto non è mai arrivato, e a una certa mi sono stufato e ho cambiato lavoro. La cucina è una cosa che negli ultimi anni mi aveva preso molto, mi era anche capitato così come tappabuchi di fare lavapiatti o aiuto cuoco, e quindi quando è stata l'ora di scegliere una nuova professione mi sono orientato su quello. In realtà anche un lavoro d'ufficio mi andrebbe bene ora come ora, perché comunque col computer ci so fare più della maggioranza degli utenti medi in giro. Però uno che ti sta solo al computer o è un tecnico, ma io non ho competenze da tecnico del computer, cioè me la so cavare, ma non a livelli altissimi, quindi mi troverei un attimino no, io da casa mia non lo vedo, anche perché io abito in collina. Facendo qualche metro sì, ma molto dalla distanza. Io sto in alto, il dottore vede il mare dove si trova adesso, cioè praticamente c'è sopra, e farebbe fatica a non vederlo. Viva Dio, ce l'abbiamo fatta, avete visto? Che bravo che sono stato, al primo tentativo. No, assolutamente no. E niente, direi ragazzi che adesso salviamo, e questa live è durata veramente troppo, quindi... Allora, questa è una Toyota Trueno, conosciuta come AE86. Resa famosa dal videogioco e fumetto e anime Initial D, poiché l'auto guidata dal protagonista.
In realtà poi gli ultimi capitoli non li ho visti e quindi non saprei se poi ha mantenuto questa o se è passato alla Subaru del padre. Oh. Fin dove sono arrivato io guidava la cosa, la I86. E niente ragazzi, passiamo alla nostra copertina perché è arrivato il momento dei saluti. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a commentare e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. A fare come sempre tanto l'amore. A ricordare che Demiurgo è la parola che salva il mondo, di fidare dalle Silvia messicane bionde con gli occhi azzurri che potrebbero essere le vostre vicine di casa e guidano l'omonima macchina. A seguire altre serie, prima fra tutte le sfide ad arco su Wii Sport. E qualsiasi sia la vostra scelta, fatela riposati su Obels, il miglior canale sul tubo italiano. Ci vediamo domani alle 11 ragazzi, 11 della mattina, non della sera.